Salve a tutti. Dopo la scuola che ha fatto da apripista con l'introduzione dell'obbligo del Green Pass sin dal 1 settembre, quindi sin dall'avvio del nuovo anno scolastico, con una serie di problemi iniziali che abbiamo visto e di polemiche inevitabili, il governo, con la decisione assunta nella riunione del Consiglio dei Ministri di ieri 16 settembre, ha deciso di introdurre l'obbligo del possesso ed esibizione del Green Pass in tutti i settori del pubblico impiego e in tutti i settori del lavoro privato, quindi tutte le pubbliche amministrazioni e quindi tutti gli uffici pubblici, compreso anche il settore giudiziario, sono stati investiti dall'obbligo di possesso da parte del personale del certificato verde Covid. E secondo le indicazioni le previsioni del decreto legge licenziato ieri al Consiglio dei Ministri, comunque il possesso obbligatorio del Green Pass non è previsto per coloro i quali sono stati esonerati dalla somministrazione del vaccino con indicazioni in questo senso da parte del Ministero della Salute. Quindi chi è in possesso di un certificato rilasciato dai medici dei centri vaccinali, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta che attesta l'avvenuto esonero dal vaccino anti-Covid, non sarà tenuto al possesso dell'obbligo del Green Pass. Al momento queste certificazioni sono valide fino al 30 settembre, salvo ulteriori proroghe o specificazioni da parte del Ministero della Salute. Il decreto legge prevede addirittura un inasprimento delle sanzioni per chi non è in possesso del Green Pass sul posto di lavoro, quindi si passa da 600 a 1500 euro, ed ha anche previsto una sorta di estensione della validità del Green Pass, nel senso che già al momento della somministrazione della prima dose di vaccino verrà rilasciato il Green Pass ai soggetti che sono stati riconosciuti positivi e sono stati sottoposti al vaccino. È stata prevista l'estensione della validità del Green Pass ad un anno. E vedremo adesso, con l'emanazione della disciplina di dettaglio rispetto alle previsioni generali del decreto legge, quali saranno le prescrizioni particolari che i vari uffici pubblici dovranno applicare, con le inevitabili polemiche che già in queste ore non si sono fatte attendere. Vedremo come si evolverà la vicenda. Grazie e arrivederci.